Eccoci con le nuove notizie di oggi 5 ottobre per quanto riguarda Trip TV, ovviamente con l'ausilio della redazione di 0766 News. Intanto la prima notizia, abbiamo parlato ieri della stazione, tutto fermo, i soldi pronti e proprio ieri in serata è arrivato il comunicato dell'amministrazione comunale che dice anche delle RFI che dal 26 ottobre inizieranno piano piano i lavori di restyling della nostra stazione, quindi almeno qualcosina si muove, ovviamente è tutta opera delle ferrovie dello Stato, adesso si chiama RFI. Per quanto riguarda il parcheggio, che ovviamente è stato messo tra le opere fatte da parte dei 5 Stelle, Mecozzi, che è l'ex assessore in carica, dice sì, avete fatto il parcheggio, ma in pratica è una rampetta di accesso che ancora deve essere fatta e quindi per questo motivo non c'è il collegamento tra stazione e parcheggio. Dice, ma poi altra opera di che? Perché ancora dice non ne ho vista neanche una. Questo in sintesi il botta e risposta. Dice oggi conclude il momento dei negozi, è paralizzato solo un rampettucola e quattro strisce bianche di segnatari in pompa magna si dichiara di aver consegnato alla città un'altra opera pubblica, ma qual è la prima, visto che in questi 2 anni e mezzo nessuno se n'è accorto. Rimanendo in tema dei trasporti, per passare poi a temi un po' più delicati come l'occupazione, il Cotral, dopo anni di bus rattoppati, invece adesso ci sarà un arrivo massiccio, ben 340 nuovi bus nei prossimi 10 mesi, al ritmo di 34 al mese, e questo lo dichiara Marietta Tidei, ovviamente parla impegno concreto, intercetta un'esigenza primaria dei cittadini, cioè quella della mobilità efficiente e puntuale. La parlamentare del PD sottolinea che il lavoro che Cotral, guidato dal presidente Amalia Colaceci, sta perseguendo con caparbietà fin dall'inizio del suo mandato è indice di una strategia responsabile e lungimirante che coniuga gli investimenti con il giusto e doveroso percorso di risanamento dei conti dell'azienda. Intanto però, proprio di risanamenti e aziende, c'è da dire che venerdì sarà il giorno dei lunghi coltelli perché ci sarà un incontro tra i sindacati e l'assessore Semignani e quindi la giunta pentastellata per quanto riguarda la GNOCO, che in pratica ritorniamo da zero e si continua a parlare sempre di questa GNOCO. Il succo però è che non c'è, cioè in pratica il tempo che è stato trascorso dall'ultima volta, cioè in questi ultimi 5 mesi, è una cosa che in pratica non è venuto fuori nulla. E quindi venerdì ci sarà un incontro tra i sindacati e l'amministrazione comunale per discutere del futuro delle società partecipate, che sono HCS, tutta questa serie qui. E quindi approvata al Consiglio Comunale del luglio scorso la GNOCO, il problema secondo i sindacati è che si è tornati al punto di partenza, anzi a dire la verità da lì non ci si è mai mossi. Le proposte presentate nel gennaio scorso, quindi erano anche più di 5 mesi, da integrare col piano redatto dal Comune, all'epoca erano definite carenti e timide, possibili linee di sviluppo ne erano state paventate. Adesso l'amministrazione comunale ha presentato un piano che si basa sul risparmio all'anno di 1,3 milioni di euro, grazie alla riduzione dei livelli, al taglio degli stipendi e nuovi contratti, a prepensionamenti e proposte di part-time. Una ricetta che ai sindacati non piace perché non è altro che un piano di contenimento dei tagli che ruota tutto intorno al personale e ai lavoratori e non ci sono accompagnate proposte per il futuro, come per esempio nuovi servizi. Si paventa quindi anche l'opportunità dello sciopero da parte dei lavoratori. L'assessore Savignani e tutta l'amministrazione dovranno rassicurare i sindacali fornendo le risposte che chiedono da mesi. Alla vigilia il compito appare non semplice. Una soluzione estrema, quella dello sciopero, da prendere solo in caso di stallo. Se nell'incontro di venerdì con Palazzo del Principe dovesse trasformarsi in un muro contro muro, allora i sindacati sarebbero pronti a passare alla linea dura. In tutto in questo c'è da dire che poi il risanamento delle partecipate prevede la svalutazione al 20% dei debiti, cioè in pratica i creditori, i fornitori che per il momento non vengono ancora pagati, ormai da anni, dovrebbero vedere svalutato il loro credito e accettare questo piano di risanamento. Anche questa mi sembra una soluzione abbastanza difficile, ci vorrebbe Maga Magò e qualche altro escamotage.
È come se voi dovete prendere, cioè avete 100.000 euro in banca, o avete fatto fatture per 100.000 euro per fornire al comune, e vi dicono che ve ne danno 20.000, ma ve ne danno pure in 5 anni. Questa sarebbe la soluzione partorita dalla mente di Savignani per cercare di abbattere i costi di queste gnoco. E quindi questo fino adesso, quindi l'ago della bilancia saranno i lavoratori. Finora sono stati sempre un alleato dell'amministrazione pentastellata, poca protesta e scarsa partecipazione alle assemblee. Ora però la situazione potrebbe cambiare, perché in ballo c'è il futuro, stipendi prima di tutto, già a fine ottobre ci potrebbe essere un problema, e poi l'incontro tra venerdì, sindacati e comune, che dovrebbe dare il via a un autunno caldo, come era una volta quando si parlava di rinnovi di contratti anche a livello nazionale. E poi, sempre in tema di comune, io ho titolato il pezzo "Chi l'ha visto", perché sembra che adesso siamo tornati ai curricula, cioè tempo fino al 20 ottobre di poter presentare il curriculum personale per presentare la propria candidatura a segreteria sindaco chiocciolacomune.civitavecchia.rm.it tramite mail avente oggetto civitavecchia.cv-assessore, cioè in pratica cerchiamo il sostituto dell'assessore Pantanelli. Oramai è in voga nei 5 Stelle questa ricerca dei curricula. Nel frattempo abbiamo tenuto lì Pantanelli, che probabilmente tenuto anche a forza da respinte le dimissioni e tutto quanto. Questo nuovo assessore dovrebbe, secondo l'intenzione del sindaco Cozzolino, essere conferite le deleghe ai lavori pubblici, urbanistica, settore idrico, settore fognario e pianificazione. E chi più ne ha ne metta, insomma, in pratica a tempo pieno, grande curriculum, perché deve essere vagliato, poi non si sa da chi, perché poi il problema in questi curriculum che vengono mandati, così come quello dell'autorità portuale, chi li vaglia? Chi è colui che può ergersi a censore dell'uno o dell'altro, in base a quali titoli? Perché se parliamo di informatica, il sindaco teoricamente dovrebbe essere preparato, ma se parliamo di esperienza di lavori pubblici o di altri lavori, mi sembra che nessuno dei 5 Stelle, essendo al loro primo incarico, al primo mandato, possano. Quindi ci vorrebbero poi tre saggi, tre esperti del settore che dovrebbero esaminare i curricula. Se lo fa il sindaco, che esamina il curriculum dell'autorità portuale dei possibili candidati, a noi ci viene da ridere, perché mi sembra che sia una cosa un po' fuori dal mondo. Abbiamo parlato di porto, così en passant, guardia costiera, altri 60.000 euro alle casse erariali dello Stato per due multe a due mercantili che sbuffavano un po' più di troppo con un zolfo ad alto tenore. I controlli sono stati eseguiti, quindi all'inizio dell'anno sale a 5 il numero dei verbali elevati e a carico delle navi che superano la soglia, per un totale di 150.000 euro. Mentre l'assessore Perrone a Civitavecchia è in attesa di vedere se tutti poi hanno pagato il servizio mensa, e questo accadrà all'inizio della prossima settimana, c'è stata invece la sospensione del servizio dopo un sopralluogo dell'ASD a Tolfa, e quindi gli alunni della scuola dovranno uscire e rientrare, e quindi bufera dai nostri amici tolfitari, delle famiglie, perché devono andarsi a prendere i bambini alle 12.30, rientrare alle 13.30, altri alle 13 e alle 14. Il problema qual è? Il problema sembra, che la verità poi non la dice nessuno, sembra che abbiamo trovato un topo in una classe, e quindi i bambini poi spostati in un'altra classe. La scuola nel frattempo non viene chiusa, come chiedono i genitori, e quindi intanto è stato sospeso il servizio mensa. Quindi danno e beffa per le famiglie di questa scuola. Ovviamente se il Consiglio Comunale che accusa l'attuale maggioranza e sindaco, insomma la solita cosa, un brutto capitolo la storia amministrativa del nostro comune. Chiediamo la convocazione immediata degli organi consigliari competenti, verifica e controllo degli atti, che si dia alla cittadinanza, insieme alle dovute scuse, la giusta e precisa informazione. E lamenta anche informazione l'amico Sandro De Paolis, perché dopo le esternazioni sul quotidiano Il Tempo, che hanno detto che lui era stato assente
nel momento giusto e quindi sul forno crematorio poteva cascare la giunta, invece poi i dissidenti, anche loro ci hanno ripensato e l'hanno firmato. Santo Di Paolo si dice: io mai stato contrario, dice, l'unica pecca nel lavoro dell'amministrazione a 5 Stelle è quella di aver approvato nel 2015 la convenzione per realizzare il forno crematorio senza portarla al Consiglio Comunale. Quindi pure lui ribadisce che quella vecchia approvazione del Consiglio Comunale del fornetto, come l'ha definito Tidei, adesso è tutto diverso perché è tutto cambiato e quindi va comunque riportato in Consiglio. Poi c'è la maggioranza bulgara, se mai ci fosse, e per cui non ci dovrebbero essere problemi ad approvarlo. Però lui è stato, diciamo, messo alla gogna, anche perché se c'era quell'appuntamento forse poteva cascare la giunta con la sua firma. Insomma, ci è rimasto un po' male ed è l'ennesima vittima dei social. Una cosa che ci teniamo a sottolineare è quella che su nave Dattilo, che è la nave capostipite della Diciotti che è venuta a Civitavecchia, in cui abbiamo fatto un grande servizio, tra i tanti soccorsi che hanno fatto oltre 10.000 migranti tratti in salvo negli ultimi 2 giorni, 72 operazioni della Guardia Costiera, sulla nave che stava rientrando a Catania, al porto di Catania, sono nati tre bambini. Non uno, ma ben tre, tutti insieme, quindi mettendo a dura prova e comunque testando l'efficienza del servizio sanitario della nave e la coordinazione della Guardia Costiera Nazionale. Poi ricci di mare, finalmente regolamentazione per la pesca, vediamo poi se sarà fatta rispettare o meno. Sul bollettino ufficiale della Regione Lazio, provvedimento del tratto di mare tra la foce del Fosso Marangone e Capolinaro, segnata come zona A. Pesca dei ricci di mare, un buon traguardo, dice Sardone, che è il delegato alla pesca per Civitavecchia. Adesso poi dice: ricordo infine che i ricci di mare possono essere prelevati dai pescatori dilettanti un numero massimo di 50, ecco, ovviamente questi non possono essere ceduti a terzi a nessun titolo, men che mai la vendita. Poi c'è una buffa storia che abbiamo trovato sul web, cioè acqua pubblica a spese di chi, nel senso enesima storia di ordinaria follia nella gestione della cosa pubblica, dove l'ideologia e la cassa vengono prima del buon senso e a farne le spese è sempre il cittadino. Cioè, parliamo di una coppia di anziani signori che hanno acquistato un immobile a Civitavecchia per garantirsi un piccolo affitto. La coppia è stata data la casa a una giovane padre di famiglia in difficoltà che finiva in mezzo a una strada, insomma ha affittato per un breve periodo questo appartamento. Poi, scaduto il tempo concordato, però l'affittuario, che non aveva trovato sistemazione, decide di rimanere comunque nella casa dei due anziani coniugi e, dato che è in difficoltà, ha deciso anche di non pagare più l'affitto. E quindi i due coniugi si ritrovano con l'appartamento affittato e senza ovviamente percepire nessun denaro. Quindi stiamo nel pieno dell'emergenza abitativa. A Roma sono all'ordine del giorno queste occupazioni abusive. Qui è un caso, per adesso limitato. La coppia di anziani si rivolge al legale per ottenere dal giudice la liberazione dell'alloggio e chiede ai vari gestori di mandare le bollette all'inquilino o di distaccare le utenze, non essendo disposti a pagare per altri i consumi. Mentre i gestori di gas, luce e telefono, prendendo atto della situazione, staccano ovviamente le utenze, il servizio idrico risponde che non può effettuare la portura senza l'accordo del nuovo inquilino e che non può effettuare il distacco perché l'appartamento è occupato. Risultato: il Comune di Civitavecchia, pur avendo regolarmente concesso la residenza all'inquilino, di fatti impone all'anziana coppia di pagare le bollette per lui. E quindi questo è quello che succede. Adesso ovviamente lo sportello dei consumatori fa sempre intervenire il loro staff legale e giudice, però all'atto pratico come si fa a concedere la residenza se il contratto di affitto è temporaneo per qualche mese? Uno. Due, come dai il discorso dell'affitto della residenza? Dovresti per legge, credo io, registrare la nuova utenza a nome di quello che viene registrato come residente in quella casa. Quindi qualcuno di sicuro ha sbagliato, ma di più stanno sbagliando gli uffici che addebitano all'incauta signore, alla coppia di anziani, il danno e la beffa di questa bolletta che ovviamente loro non dovrebbero pagare. Chiudiamo con due piccole notizie di sport. Brizzi, number one del King Boxing, si è confermato
pochi giorni fa in Brasile, la 22ª volta il titolo campione del mondo, questa volta la categoria 71 kg di full contact IKTA. La vittoria in Brasile e ha sconfitto il beniamino di casa Demer Matias. Quindi, e invece l'ultima notizia è di calcio in Coppa e il Civitavecchia giocherà contro l'Almas per la Coppa Italia di Eccellenza nei sedicesimi. Sfida equilibrata, visto che nel girone A le due squadre sono appaiate per adesso a quota 9. La gara di andata mercoledì 12, quindi mercoledì prossimo, sul campo dei Romani, mentre il ritorno a Civitavecchia è prevista mercoledì 26 ottobre allo stadio Fattori. E con questo è tutti, buonanotte.